la Torre degli Inglesi, che è un altro bene che è prezioso per la nostra città, un bene storico, anche architettonico, e che è ben gestito, però dovrebbe essere usufruito in modo migliore. Certamente sì, perché questo manufatto risale all'era paleolitica, le fondamenta. Questa struttura che ha forma rettangolare, hanno fatto questa torre perché, per le cannonate, per evitare che il cannone colpisse una parte piana. Essendo tutto balizzata, gli inglesi giustamente pensavano che non colpisse direttamente, ma sfuggisse la palla di cannone e non facesse danni, ed era vero. Quindi è un bene prezioso veramente. Certo. Che potrebbe maggiormente essere utilizzato anche per i turisti, anche per chi viene qua a vedere, diciamo anche a godersi la spiaggia. Certamente sì, perché dalle 9 alle 5 la gente poi la sera viene qua, non può entrarci perché non è visibile. La struttura è ben gestita, devo essere sincero, però poco fruibile se non quando c'è qualcuno che la apre. Qui siamo al canale degli inglesi. Questo è stato fatto nell'Ottocento, hanno fatto gli inglesi, hanno chiuso il lago Margine, qui ogni anno si apre d'accordo con la provincia per far sì che l'acqua del mare Tirreno vada dallo Ionio. Qui è la sabbia che poi loro toglieranno da questo canale, che potrebbe essere utilizzata in altri posti. Io avevo tentato a quel tempo di portare questa sabbia a Torre Faro, però purtroppo diciamo tutti eravamo d'accordo, i camion pronti con il comune, poi alla fine il dottore al tempo Sansone disse no, la sabbia deve restare al suo posto, quindi ci abbiamo levato mani, come diciamo noi.